quindi l'INDAP per 2 giorni a Gela garantirà servizi, insomma, chi volesse maggiori informazioni. Sì, sì, sono servizi di carattere generale, ovviamente daremo delle informazioni non specifiche, non potendo disporre della documentazione, però sono servizi che riguardano sia le pensioni, le ricongiunzioni, sia i riscatti, buonuscite, credito, eccetera. Che tipo di presenza avete avuto dal primo giorno? No, la presenza è stata massiccia, tanto che c'erano già utenti che ci aspettavano da questa mattina presto, anche perché Gela è un bacino utenza particolarmente grosso, non solo Gela ma anche il circondario. Ci sono state anche persone di Scemi, di Potere, tratta di un'iniziativa a livello nazionale che ha raggiunto l'INDAP. È un'iniziativa a livello nazionale, in Sicilia ci sono soltanto tre province che sono state diciamo interessate. E Gela è una delle tre località nelle quali il pullman itinerante si ferma più di un giorno, quindi insomma è stata una scelta particolare fatta dalla direzione comunicazione.